promesso nell'ultimo video, oggi facciamo l'unboxing delle nuove parrucche che mi sono arrivate, cioè che ho ordinato e quindi mi sono arrivate. Come sapete io ordino, qui nel pallino delle informazioni trovate il link all'altro video che vi avevo fatto su tutta la mia collezione, tutta, insomma, sulle parrucche che ho, e io le compro, le ho sempre comprate finora da Wig a Fashion for You, ve lo scrivo qui sotto, e mi trovo bene perché sono velocissimi. Cioè anche queste che poi ho visto vengono dalla Malesia, ci hanno messo 3 giorni, cioè proprio pochissimo. Ho dovuto pagare la dogana 22 euro, però non sempre, quindi se siete fortunati non la pagate. E quindi niente, io il pacco in realtà l'ho aperto oggi a pranzo perché ho voluto fare assolutamente un paio di foto per Instagram con la parrucca grigia che ora vi faccio vedere, e è una cosina nuova che mi era arrivata, no, da The Zenith, quindi se non mi avete visto andate sul mio Instagram, sotto trovate il link, così vedete insomma che foto è. E comunque così almeno vi faccio vedere anche come vi arrivano impacchettate. Però intanto vi faccio vedere questa che ho preso grigia. Allora, ho voluto prendere 3 colori che mi piacevano tanto e che non ho, e quindi li ho presi. Allora, adesso vi faccio vedere questa che ho spacchettato, poi comunque vi faccio vedere le altre come sono tutte impacchettate. L'unica, diciamo, pecca insomma, alla fine, è che hanno tutte la frangia lunga, ma credo che sia un po' comune, così almeno uno comunque se la può scorciare se vuole e come vuole. Allora, ho voluto prendere questa che è una misura non proprio di quelle super super lunghe, è una misura insomma che, ecco, che arriva sotto al seno più o meno, quindi insomma ecco, arriva così. E ho voluto prendere questa grigia, semplicissima, solo liscia, però mi piace tantissimo perché ho pensato, no, siccome a me piace molto fare trucchi un po' pesanti, un po' forti, con un trucco quel modo ci sta bene, no? È bella. E quindi questa mi piace tantissimo proprio perché mi dà questa sensazione di capelli lisci e lunghi insomma fino a qui, bellissimo, e mi piace tanto. E questa è tanto bella confezionata, la trovate praticamente dentro a questo involucro di carta, nella retina vi arriva già, e nel suo sacchettino, io però non ce la rimetto, e ci è attaccato anche tutte, diciamo, le istruzioni, a parte vabbè, i loro link, ma anche le istruzioni per lavarla, per riporla, insomma, e c'è tutto insomma. Io le indosso ovviamente senza nulla sotto, cioè con i capelli normali, altri ce li ho corti, però insomma mi arriva anche la... Adesso infatti la apriamo subito un'altra, così vi faccio vedere. Allora, intanto vi arriva per ogni parrucca che ordinate, adesso questa frangia mi farà diventare matta e farò diventare matti anche voi perché starò sempre a toccarmi i capelli. Allora, insomma, comunque, per ogni parrucca vi arriva anche il suo supporto. Io infatti ne ho una marea, che però io non uso perché non ho posto per metterle, però insomma andiamo a riporre questi insieme alle altre. Comunque vi arriva anche quello, poi per ogni parrucca vi mandano anche la spazzola, neanche qui ne ho una marea, mannaggia questi capelli. E a me hanno mandato, ce l'ho nere, queste ne hanno mandate colorate, comunque mi mandano la spazzola, questa con i dentini metallici per pettinare le parrucche, io ogni tanto lo faccio. Poi vediamo che altro c'è, poi mi mandano anche per ogni parrucca la sua apposita retina, quella che si mette sotto, insomma, per se avete i capelli lunghi, per contenere i capelli, quindi le classiche retine che sembrano calze a rete, però insomma queste sono. Poi e poi le altre 2 parrucche. Strano che questa volta, ah no, infatti lo stavo per dire, strano che non ci sono le mollettine, e invece no, mi hanno
hanno mandato anche le mollettine, ve le mandano sempre in tono con le parrucche che ordinate. E mollettine se vi servono, insomma, per fare delle acconciature e basta. E quindi apriamo un'altra parrucca. Allora, ho la viola e l'azzurra. Quale apro? L'azzurra, perché piace tantissimo, mi ispira tantissimo. Come vedete, insomma, ecco, le arrivano tutte sigillate nel loro sacchettino, quindi insomma so tenute bene. E poi ognuna è dentro la floretina, e questa è bella lunga, c'è anche la carta per non farla rovinare. E ora vado a staccare questo, la indosso e vi faccio vedere. Questa è molto tipo fata turchina di Pinocchio, però io volevo i capelli azzurri. E anche questa più o meno è lunga come l'altra, quindi arriva appena, insomma, sotto al seno più o meno, però è tutta ondulata, quindi questa è un po' più davanti, insomma, un po' più sexy. E anche questa a me piace tanto. Poi sono comunque morbide e a me queste parrucche piacciono tanto, 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 perché poi non costano tantissimo, costano sui $20 più o meno, insomma, all'una. Quindi insomma non è tantissimo, e io quelli che ho vedo che non si rovinano affatto. Poi insomma, ecco, non è che ci stia attenta, a volte le butto un po' così come va, sì, le tengo abbastanza bene, però insomma dipende. E anche questa è bellissima, è tutta tinta unita, quindi niente, anche questa è stupenda, mi piace veramente tanto. Apriamo l'altra. L'altra è sul viola, stesso discorso, alla bustina, qui dentro. Questa dovrebbe essere corta, se non mi sbaglio, a caschetto, stile Raffaella Carrà. Infatti, stacco il cartellino, la vado a indossare e torno. Ah, non so se in videocamera viene un po' azzurra, ma è viola. Ed è un effetto tipo ombre, insomma, perché comunque ha cose un po' più chiare che si confondono con il più scuro. E boh, io non è che l'ho capita tanto questa parrucca, sinceramente, però vabbè, un po' strana, un po'. Però sì, ma comunque in questo verso, i capelli vanno in questo verso, perché se io provo a mandarli indietro, no, non funzionano. Proviamo a controllare sul cellulare com'era questa parrucca. Niente, ho cercato in vano, ma non trovo questa. Ma comunque, e niente, il verso sì, ma è questo, è così, perché i capelli comunque della parrucca vanno così, e quindi questa è così, viola, così. Vabbè, un po' strana, due colori così, mi sembra quasi tipo la cattiva, quella della carica dei 101, adesso è Crudelia, no? Che aveva i capelli, comunque, vabbè. Questa non mi convince, però forse la devo studiare meglio. Però diciamo, come lunghezza mi piace, rispetto comunque ai miei capelli corti, ci sta. E quindi niente, questo è tutto il mio shopping di parrucche per il momento, perché niente, è una mania, a me piace troppo farci le foto, mi piace mettere appunto una parrucca quando magari, che ne so, un trucco carino, e allora farci una foto, comunque è fare anche una foto semplice che però è diversa, no? E quindi niente, vi saluto, vi ricordo che ho trovato tutti i link ai miei social, e se non vi dà disturbo, cliccate magari anche sulla campanellina, no? Che c'è qui sulla pagina del mio canale, perché così sarete sempre aggiornati su tutti i video che pubblico, e ci vediamo al prossimo. Ciao!